Piccolo malore per Jane Alexander: dopo una lite, l'attrice non ha gradito alcune frasi di Walter. Jane Alexander si sente male all'interno della casa del grande fratello VIP. Ieri sera, l'attrice stava discutendo all'interno della casa con gli altri concorrenti, tra cui Walter nudo, e ad un certo punto i toni si sono alzati sempre più, fino a quando la bella Jane si è sentita male. L'attrice è stata portata in camera da letto, dove diceva di non riuscire a respirare bene, ma per fortuna col passare di qualche minuto si è ripresa. GFD 3, Jane Alexander si sente male dopo una lite con Walter nudo sul tema prevenzione. La discussione è nata nel momento in cui in casa si parlava di salute e prevenzione e ad un certo punto Walter nudo ha ammesso che secondo lui il nostro corpo ci manda sempre dei segnali che in un certo modo ci avvisano del fatto che qualcosa non sta andando bene e quindi che potrebbero essere i sintomi di una malattia. Una versione dei fatti che ha fatto infuriare molto la bella Jane, la quale ha cominciato ad alzare la voce, raccontando il suo dramma personale. La Alexander, infatti, ha raccontato che sia suo padre che sua sorella sono morti per dei tumori asintomatici e quindi per questo motivo non ha gradito minimamente le affermazioni di Walter. L'attrice, dopo aver esposto il suo pensiero in maniera netta e decisa, ha cominciato a sentirsi male. Gli altri compagni di gioco al grande fratello VIP l'hanno portata subito nella camera da letto, dove Jane continuava a dire di respirare con grande fatica e che avvertiva dei conati di vomito. Sto male, continuava a ripetere Jane, la quale successivamente ha cominciato a sentirsi meglio e ha ribadito il suo pensiero. Jane, infatti, sostiene che il messaggio lanciato da Walter nudo sia sbagliato e ha precisato che fare prevenzione è l'unico modo giusto per prevenire in tempo le malattie. Il messaggio che ha dato Walter è profondamente sbagliato, ha chiosato Jane, la quale poi ha ricevuto anche le scuse di nudo. Passione notturna tra Francesco Monte e Giulia Salerno. Ma nel corso della notte all'interno della casa del grande fratello VIP c'è stato anche un altro evento che ha destato l'attenzione del pubblico social. Francesco Monte e Giulia Salerno, dopo una serie di coccole e baci a stampo in pubblico, hanno scelto di recarsi sotto le coperte per proseguire il loro incontro di passione. Il flirt tra i due, quindi, sembra proseguire anche se recentemente Francesco aveva ammesso che non si sarebbe mai innamorato di una ragazza come Giulia, spazzando via i sogni della ragazza, la quale più volte è scoppiata in lacrime, ammettendo di essere stufa del comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne.